Aida Jespica si presenta a Napoli con un look lascia a bocca aperta, la scollatura è davvero estrema. Aida Jespica non smette di stupire, si presenta a Napoli con un look che lascia a bocca aperta, la scollatura è davvero estrema. La showgirl a 40 anni non sfiorisce, con indosso l'abito firmato da Christopher Esber. È sensualissima. Il vestito le contiene appena il prosperoso décolleté. La venezuelana non ha mai fatto nulla per nascondere le sue forme sinuose. Mamma di Aaron. Chi ha rivisto dopo più di 2 anni, bloccata in Italia a causa del Covid e di un problema burocratico legato al passaporto. Da novembre è anche testimonial di un noto brand di intimo. Yadea, che ha da anni assoldato Belen per promuovere i suoi prodotti. Ha scelto Aida per l'underwear chic e la lingerie basic. Mi piace rappresentare le donne, di tutti i giorni, ha spiegato la sudamericana, che adora la sorellanza. Aida è da sempre sicura di sé. Sulla sua immagine fortemente sexy ad aprile scorso Today ha detto, credo che non si debba avere paura a valorizzare il corpo femminile. Il confine con la sessualizzazione è labile, infatti il corpo non va messo in mostra. Sbandierato, ma appunto valorizzato. Senza esagerazioni. Il corpo della donna è bello. Non c'è nulla di male. E sui calendari che l'hanno resa celebre ha chiarito, alcuni sono stati molto belli. Quando ho fatto quello di GQ è stato un boom. Adesso li fanno diversamente. Comunque lo rifarei, sì. Perché no? Tot slam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot slam. Spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa e betonul, underground, 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu. Așa e, și zici că Stom Ford, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.